Oggi ti mostro come preparare una granita siciliana alle mandorle secondo tradizione. Inizia a preparare la pasta di mandorle sminuzzando finemente 170 g di mandorle pelate con 170 g di zucchero semolato. Quindi estrai la polpa da mezza bacca di vaniglia. Versa la farina di mandorle nell'impastatrice. Aggiungi la polpa di vaniglia. E versa a filo 40 g di albume pastorizzato. Mentre azioni l'impastatrice con il gancio a foglia. La lavorazione è molto breve e può essere fatta facilmente anche a mano. Prima di terminare, se vuoi, aggiungi qualche goccia di estratto naturale di mandorla. Copri con pellicola trasparente. E passa a preparare uno sciroppo con 1 litro d'acqua, 200 g di zucchero semolato. Mescola e porta il composto a 83 gradi centigradi per sciogliere completamente tutto lo zucchero. Quindi taglia a dadini la pasta di mandorle. Versali nel pentolino e usa il mixer ad immersione per ottenere un composto omogeneo. Passa il composto al setaccio per trattenere eventuali residui. Quindi raffredda bene il composto prima di versarlo nella gelatiera. Se non hai la gelatiera, non devi far altro che mescolare il composto dopo ogni 10 minuti di riposo in congelatore, fino a quando la granita avrà raggiunto la consistenza corretta. Guarda anche il video suggerito per preparare la brioche con il tuppo e iscriviti al canale.